Brahma, la forza creatrice, la forza delle trasformazioni, il divino, è negli esseri, è nel presente, esattamente come lo diciamo noi pagani. Cioè il divino è in noi, è in quanto ci circonda, perché alla fine va a costruire la coscienza universale. Per cui è la stessa cosa. Ah, concetti similari li trovi nello sciamanesimo e li trovi anche credo nel taoismo. Il problema vero, il problema sta nel fatto che dopo bisogna dare delle spiegazioni, bisogna raccontare delle storie, bisogna raccontare delle leggende e non tutti hanno una filosofia abbastanza sviluppata. Vediamo ancora. Pronto? Buongiorno. Sono quello che ha telefonato l'altra volta. Questa è la seconda volta che la chiamo. Quello che ha detto è giusto perché è solamente un gioco di parole per esprimere la realtà di ciò che noi siamo. Quello che ha appena detto di Brahma, non Brahma. Mi sente? Scusi, mi sente? Se mi senti? Perfetto. Sì. Ho capito quello che ho appena Ho detto? capito perfettamente. Allora, per questo che l'altra volta vi parlavo dell'assoluto, in Esatto. quel senso. Ma comunque è riuscito a capire qualcosa del tuo concetto di assoluto, eh? E infatti ci ho anche pensato parecchio questa settimana. È solo un'espressione quando lei parla, è che lei parla in maniera diversa è la stessa cosa di come la penso io, però lei dice in maniera totalmente diversa come Sì. Certo. parole, perché io non è che legga libri o chissà cosa. Sì, ma Quando lei parla che c'ha come suo asiago di questo posto per Sì? servire il mondo, non è altro che espandere la propria energia. Io Esatto. la parlo in maniera diversa, No, no, ma solo sto dicendo esattamente la stessa cosa mia. io lo ascolto solo perché mi piace sentire in altra maniera, in maniera diversa. Grazie. Come quando lei, adesso diciamo un esempio assurdo, un esempio, no? Delle religioni, tipo che lei, del cristianesimo, così. Io ho letto un articolino piccolissimo una volta su un libro di scuola, no? Sì. Qualche anno fa, dove che dicevano che tutte le religioni derivavano da una sola in realtà, no? Allora, è difficile spiegarla, è Sì. fatto No, fatica, molto fatica a spiegarmi. ma ti Però capisco come dire, benissimo. derivano da una sola, nel senso che le parti principali, diciamo, sono tutte uguali, no? Diciamo la prima parte, no? Sì. La seconda invece è quella costruita proprio dall'uomo per i suoi interessi e Specifica. tutto quanto. Non so se riesco a spiegarmi abbastanza bene. Sì, no, ho capito il tuo concetto, solo mi veniva in mente un sacco di cose. Ecco, tipo un esempio, no? Della religione cristiana dove dice di Adamo, d'Eva, la mela, il serpente, Sì. no? Non sarebbe altro che dire l'uomo positivo, donna negativo, vortice, e quando che i due poli si posano, non è altro che un vortice di energia. In realtà è solamente quello. Dopo tutto quello che loro si tirano dietro, sono tutte fantasie perché per altra gente. Ma la realtà è solamente che noi siamo energia, polo negativo, polo positivo che si uniscono, tira fuori, diciamo lì che ci ha disegnato questo serpente, però non è che se uno va da un prete e gli dice realmente come stanno le cose. Dopo, adesso non so se sono riuscito a spiegarmi No, su questa ho cosa. capito questo tipo di pensiero in ogni caso. L'ho capito. Bene. Adesso l'ascolto perché sono molto interessato a cosa dice, mi Grazie, interessa molto. grazie. Ciao. Per favore, datemi del tu, non datemi del lei. Grazie. Pronto? Sì, è ancora Gianpaolo, Ciao scusa Gianpaolo. se ti interrompo ancora. Ti dicevo, ho la radio troppo alta forse? Penso di sì, perché qua è abbassato tutto. Sì, pronto. Dimmi. Allora dicevo che c'è una distinzione da fare fra Atman e Anatman. Sì? L'induismo è Atman, anima, riconosce Sì? l'anima, anche se parte dal Brahman, cioè la non creazione, ma l'evoluzione, si basa sull'evoluzione anche l'induismo, però Certo. c'è l'individualità dell'anima, mentre il buddismo è Anatman, cioè esce sempre dall'induismo, ma è una punta di diamante che è più avanzato dell'induismo e ha 2500 anni ed è basato sull'anatman, l'essere
la non anima, l'anima una, universale, è l'esistente che è l'anima, l'esistente, e appartieni all'esistente e sei te stesso, non so se rendo parte infinitesimale, in un certo senso sei tu, e lì andiamo sempre sul essere destinatari del proprio, dell'esistente, cioè essere noi stessi e non quello che ti comanda a bacchetta, insomma, in un certo senso. C'è anche nel paganesimo sta storia, però è articolata un po' diversa. Sì, certo, sì. Ci sono delle sfumature poi. Ma poi quello che non sta in piedi della creazione è questo. Una creazione fatta da uno che poi va in contraddizione, perché il non nato, l'assoluto è non nato, il senza nome, il senza tempo, che crea un qualcosa di limitato. Infatti. Questa è una balla grande come una casa che non regge. Infatti. Proprio una cosa assurda, insomma, che fa ridere. Ecco, proprio questo fatto che la scienza, per esempio, non va d'accordo con la religione, mentre in Oriente è facilissimo mettere d'accordo la scienza con la religione, certo. Perché si basano sull'esistente, il sempre esistito, il sempre stato, è inutile che partino dalla creazione, va bene, il Big Bang, tutte quelle cose, d'accordo, però sono già limitate quelle, ma il circostante, come tu dici, il circostante che comprende il tutto, è quello, è e basta, esatto. E io appartengo a quello e io sono quello, esatto. Io sono quello, ciao. Ciao Gianmarco, ciao. Bene, Giampaolo ci ha illustrato ancora meglio i suoi concetti. Nel paganesimo le cose sono un po' diverse. Cioè, il paganesimo parte sempre dall'individualità, dall'individuo, cioè dal soggetto, dall'unicità del soggetto che produce se stesso. Il problema è questo, che una determinata fase di sviluppo della propria coscienza, del proprio corpo luminoso, avviene per sedimentazione. Cioè, esiste un momento in cui ci sviluppiamo all'interno di un essere più grande di noi, di cui diventiamo parte, di cui assorbiamo la sua coscienza e lui assorbe la nostra coscienza trasformandosi. Cioè, queste trasformazioni sono trasformazioni in divenire che il paganesimo considera. Però sono cose talmente lontane nel tempo e nelle trasformazioni che per noi non sono centrali, mentre invece per il buddismo il concetto di energia, di anima, che comprende tutti i viventi, è un concetto immediato. Nell'induismo il concetto di energia di soggetto è un concetto immediato, mentre invece nel paganesimo noi ci interessa l'attimo presente. Come diceva il nostro amico prima, che l'altra volta ha parlato di assoluto e mi ha fatto un attimo riflettere, in effetti ogni cosa che noi facciamo è un assoluto. È un assoluto per noi che la stiamo facendo, è un assoluto per l'oggettività del momento, ed è ogni assoluto che costruisce un altro assoluto, cioè è un divenire di assoluti, e ogni momento è fondamentale perché in quel momento costruiamo un divenire, per cui ogni momento in sé è assoluto e gli agenti dell'azione, cioè chi fa l'azione, è degli assoluti in quel momento, perché quell'azione può sì costruire un divenire, ma può anche distruggere chi porta avanti quell'azione. Infatti io ci ho pensato sul discorso dell'assoluto l'altra volta, dove il termine assoluto diventava chiaramente relativo quando invece si guarda le cose dall'esterno. Cioè lo spettatore esterno che guarda la gente, che guarda l'attore sulla scena della vita, può dire è relativo perché la scenografia ha un suo proseguo, c'è un divenire in corso. Allora, lo spettatore esterno dice questo è relativo, ma per l'attore, l'attore che agisce sulla scena, l'attore che costruisce se stesso, per lui quel momento è un momento assoluto. Vediamo ancora. Pronto? Ciao, sono Marco. Ciao Marco. Mamma mia, si sente male. E adesso come senti? Ho sentito alcune scariche. Sì, vabbè. No, a proposito della creazione, no? Certo che se attraverso la scienza si riuscisse a dimostrare che scientificamente non c'è mai stata creazione, quindi che l'universo, almeno io alle volte sento delle affermazioni di questo tipo, che l'universo è sempre stato, è perenne, è eterno, no? Sempre sta. Cioè andrebbe parecchio in crisi il concetto di tutta, anche che tiene in piedi le religioni. Quello che la scienza ha fatto passare il Big Bang, cioè il Big Bang è un atto di trasformazione. Sì, ma vedi, il Big Bang io penso che sia una, d'accordo,
ma sia un risultato a cui la scienza è pervenuta, che va molto bene alle religioni, perché prima del Big Bang si può benissimo mettere e ipotizzare che ci sia stato qualcuno che ha causato il Big Bang. Invece io sarei proprio dell'idea, e anche penso che ci sono alcuni risultati dal punto di vista scientifico, non li hanno però fatti uscire e pubblicare abbastanza così correttamente, che sembra che oltre ai buchi neri, che sembrano, no, che nello spazio ci siano questi buchi neri dove si attrae qualsiasi cosa, viene attratta e niente può sfuggire, e dopo quello che entra non si sa che fine fa. Bene, altrettanto sembra che parallelamente esistano dei buchi bianchi, per così dire, cioè dove che lì esce materia. Esce materia. Allora, siccome si, per quel poco che ne so io di quell'esperienza, anche dal punto di vista così scientifica che ho, vedo che esiste, la nostra esistenza è fatta sul positivo e il negativo, sul bianco e sul nero. Ogni causa produce un effetto, nulla si crea, nulla si distrugge. Allora mi sembra impossibile che non sia vera questo ritrovato scientifico, cioè se esistono i buchi neri e se è abbastanza accettato da tutti ed è provato scientificamente, penso che per forza devono esistere i buchi bianchi, perché non credo che lì a quel punto le leggi dell'universo siano differenti. Noi per esempio siamo un piccolo cosmo, all'interno di noi le cellule probabilmente hanno gli stessi i nostri atomi nell'infinitamente piccolo che ci compone, le stesse grandezze che compongono l'infinitamente piccolo sono perfettamente le stesse grandezze che troviamo nell'infinitamente grande. Questo cosa voglio dire? Che se veramente tutto quello che c'è è ed è sempre esistito, il discorso di Dio è un discorso puramente vano, cade, cioè più che il mistero di Dio, io credo che si dovrebbe occupare del mistero dell'uomo. Perché io a volte penso e dico, ma perché penso a Dio e non penso invece a quanto vuoto e quanto profondo? Ma ti rendi conto di cosa stiamo facendo, Marco? Forse è la stessa cosa. Ti fa conto che 3.000 anni fa un gruppo di persone si è messo attorno a una tavola a dire, inventiamoci un Dio più forte degli altri dei che sia con noi altri. Sì, ecco. E da quell'idea, cioè da quel concetto, è nato tutto quello che stiamo facendo adesso di trascendente, e ci sta facendo un mazzo incredibile per uscire fuori da questa idea. Ecco, vedi, un'altra riflessione. No, credo che può rapportare benissimo quello che è il concetto e anche l'idea che hai espresso, perché vedi, io facevo una riflessione mentre parlava Gianni prima, anche prima della tua trasmissione, che ha detto io farei studiare da 14 anni in poi la religione a scuola. Io direi da 18 o almeno da 21 anni in poi, perché bisogna essere maturi, bisogna essere preparati, bisogna sapere tante cose prima di affrontare una religione, perché io pensavo, così tra me dicevo, ma io adesso sono cattolico, sono nato cioè in questo paese, sono stato educato alla religione cattolica, genitori cattolici, quindi ho tutta una infarinatura, no? E la mia religione è il cattolicesimo. E quindi mi ha condizionato tanto nella mia mentalità, per cui io dico che tutte le altre religioni non sono vere e la mia è vera, no? Pratico la mia, altrimenti se avessi dei dubbi mi sarei fatto musulmano. Però dico, se io invece, e non ho scelto io di nascere qua e di diventare e di essere cattolico, se io fossi nato in Arabia o in Marocco e fossi diventato musulmano, praticamente, non capisco questa scarica, è una macchina del passato. Sì, praticamente per me sarebbe sempre stata vera la religione musulmana. Indubbiamente. E questo non è una stupidaggine pensare a questa cosa, è importantissimo secondo me. Perché vedi, il concetto di verità è un concetto che non me lo sono elaborato io una volta che sono diventato grande in modo autonomo e critico. Il concetto di verità mi è stato... perché ti prendono a 3 anni, da 3 anni in poi? No, ti prendono per prima. Me l'hanno detto loro che questa è vera, che questa è... E quindi per me questa è la verità, questa è la ragione giusta, questa è la ragione vera. E allora non è... Se vogliamo essere corretti, non è giusto arrivare a questa conclusione. Un attimo, scusa Marco. Non si fa un servizio... Vai tranquillo Marco. Sì, sì. No, ma alla fine non so se hai capito un po' il concetto. Sì, ho capito il Quando concetto. Quando si parla di verità, sì? Insomma, perché poi vedi, è proprio su questo che facciamo le guerre, no? Perché certo. Qua vengono i musulmani, io difendo la mia verità, certo. Difendo la mia religione. E allora, è qua l'inganno, perché
se io sono nella verità, certamente non devo mai, quando ho l'altro davanti, non lo devo mai vedere come un avversario. Certo. No? Certo. Ecco, quindi, naturalmente, qua poi ci si è giocato, come hai detto tu, per 3.000 anni, su una proposta del genere, ci si è giocato un impero. Sì, perché... si è giocato la filosofia, il pensiero si è bloccato, scherzi. Si è bloccata la vita. Ma a questo punto io mi chiedo se veramente questo non determinerà la fine delle ideologie che hanno sostenuto le religioni, perché la religiosità, l'uomo certo dentro, per il fatto che possiede l'intelligenza, per il fatto che è consapevole di esistere, eccetera, è già tutta religione questa, certo, secondo me. Sì, sì, ma infatti fatto è tutta religione. Certo, come tu certo. dicevi, ci sono dei luoghi sacri. Non è una religione anche quella, il fatto di sentire e di definire questo è un posto sacro. Sì, perché è un posto è sacro nella misura in cui io allineo la mia energia con quello che mi circonda, no? Esatto. E lo sento di più. Esatto. Tutto lì è nient'altro. Ma per qualsiasi tipo di processo certo. che si può fare, che sia un processo evolutivo e anche, io credo anche, come si può dire, è un processo che ti costruisce dentro qualche cosa e certo. che nello stesso tempo ti separa da tutto quello che è una costruzione. Insomma, secondo me la religione è troppo ideologizzata, è troppo costruita, no? Questa religione che abbiamo anche adesso. Sai. Per cui entrerà in contraddizione prima o poi. Il fatto stesso che parlavi prima della presenza della gente, che ormai sempre meno gente va a messa, no? Certo. E io osservavo un giorno, ero a messa, e praticamente ho fatto questo pensiero, ho detto, ma guarda, io sono entrato, ho taciuto dal primo all'ultimo minuto, ma chi ha parlato sempre il prete in sostanza. Esatto. Oppure ho risposto alle preghiere. Ma è un monologo, non è un dialogo l'assemblea del popolo quando no. sei in chiesa. È lui che parla, è lui che ti dice cosa devi fare, cosa devi pensare. Infatti prima ho letto quel passo del Vangelo sottolineando l'aspetto, no? Sei sì. seguito? Sì, sì, tu hai dato delle spiegazioni, poi guarda, io non entro perché deve essere anche abbastanza preparato. Va bene, Marco. Ecco, tutto qua. Però volevo confermarti una cosa solo, poi è vero quello che hai detto sul fatto dei preti pedofili? È tutto vero quello che hai detto, perché io ho le prove che loro certe cose le commettono perché considerano i bambini proprietà propria. Sì, sì, ma questo è... Infatti, perché loro danno, non so, per esempio all'interno della parrocchia danno le strutture, il patronato. Sì, 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 ma infatti... Loro fanno, perché poi loro li catechizzano, loro li fanno crescere, li fanno esatto. battezzare, li sentono come proprietà propria. Esatto. E questa è veramente una cosa... Mostruosa. Io credo che mostruosa. No, no, veramente, non credevo che si arrivasse a tanto. Io dico che se un prete mi facesse una cosa del genere a mio figlio o a mia figlia... Non vivrei più. No, io non vivrei più... No, lui non vive più. Io dopo mi faccio 20 anni di galera, dopo io rispondo alla legge, però tanto devo rispondere a me. No, ma non credo ci sia giustizia, me la farei io con le mie mani. Sì, appunto. Dopo io rispondo alla legge, dopo di quello che ho fatto. Perché davanti alle creature... Io in ospedale, ti dico l'ultima, sono stato vicino al mio posto, sono stato insieme un mese e mezzo con un carcerato che era piantonato giorno e notte, faceva sì. rapine a mano armata, no? E ha sparato, non so se ha ammazzato, comunque pensati, io cattolico e lui ha voluto addirittura venire proprio vicino al mio letto, chissà perché avevamo un feeling, lo portavo anche a messa, pensa un po', ecco, però è quel modo di stare, capisci, con le persone, è un modo particolare di stare con le persone, che tra l'altro, guarda, io ho avuto dei piaceri, dei servizi da quel ergastolano, se vuoi dire, perché credo non verrà neanche mai fuori dalla galera, che nessun altro me li ha fatti con tanta generosità. Bene, adesso mi sono perso. Ah, mi diceva questo, che quando era in galera entrava qualsiasi tipo di persona, no? Per qualsiasi tipo di reato non succedeva quasi niente, ma quando entrava uno che aveva commesso, per dire, dei reati contro dei bambini, dei stupri o delle bambine, aspettavano che lo sistemassero nella cella e tutto. Quando era sera, che non so, magari il secondino c'era meno sorveglianza, lo riempivano di botte, no? Ci sono i braccetti apposta per queste persone. Ecco, ha detto che li riducevano, guarda, a forza di botte li riducevano quasi in fin di vita, proprio li castigavano, perché loro erano dei rapinatori, erano dei ladri, cioè, ma non sopportavano persone che commettevano quei reati, stracarcerati. C'è l'etica di non toccare gli indifesi, no? Ecco, è un'etica che non hanno i cattolici. Non so. Vabbè, sì. Scusa della chiacchierata. Beh, grazie a te, ciao. Molto bene, telefonata di Marco. E niente, finché Marco parlava ho dovuto un attimo interromperlo per una comunicazione di servizio. Io andrò avanti a trasmettere fino alle 5, dopodiché arriverà Giulio, perché non c'è Mario oggi. Per cui fino alle 5 dovrete sopportarmi a me. Vediamo ancora. Pronto? Pronto? Sì. Ciao. Ciao. Sono Ernesto. Ciao Ernesto.
Dunque, Narvental, l'uomo, chi lo ha fatto nascere? Mi puoi dare questa risposta? Ernesto, tu mi stai dando una risposta abbastanza pesante, ma io dico che l'uomo, come tutti gli esseri della natura, sono usciti dal brodo primordiale, hanno strisciato e si sono trasformati. Sì, ma volevo far capire, quali Dio, perché qui le religioni che hanno tante Dio, i loro Cristi, però in sostanza, siccome la religione, specialmente la nostra, la cattolica, che non è la mia. No, cioè, voglio dire, è un inganno. Cosa sapevo io che avevo 8 giorni che mi hanno battezzato? Cosa sapevo i miei genitori che erano analfabeti? Esatto. Ma riesco a chiedermi, allora nel passato remoto, che la gente era analfabeta? La gente non era analfabeta nel passato, eh? No, ma parlo la maggior parte del mondo, quando la scienza ha applicato l'istruzione all'umanità. L'istruzione non era un privilegio, A Roma no, però, eh? Guarda che nell'antica Roma non era un privilegio. No, forse volevo farvi capire. Sì, ho capito il tuo concetto. Ecco, ma allora, ai tempi del fuoco, sì? E dell'acqua sul torrente non c'era le scuole, mi spiego. Sì? Allora fai farmi capire che la gente, l'umanità era cosciente che c'era un solo Dio. È qui che sta l'inganno. Certo. Le religioni non è che un inganno all'umanità, perché sono dei burattinai che fanno teatro, però comandano. Hanno il potere, perché fammi capire, tutte le religioni del mondo, come mai che hanno questa forza, potenza, eserciti, hanno un credo fermo su tutte le religioni? Perché sono così potenziali? Io ti lascio e vorrei sentire una tua risposta. Grazie Ernesto, ma da quando mi ascolti? Da ogni tanto ti sento. Ciao. Amico Ernesto chiede una domanda abbastanza precisa a questo. Vedi, caro Ernesto, il discorso è sempre lo stesso. Esistono gli uomini che camminano costruendosi un futuro, costruendosi un divenire. Esistono degli uomini che vivono per rubare questo futuro e questo divenire. Questi uomini che rubano si chiamano demandati dal Dio e in nome di Dio ti derubano. Non sono loro che rubano, è il loro Dio che rubano, poverini. Pronto? Sì, parla. Radio Gamma. Sono Mario. Dimmi, Mario. Allora, sì. Io premetto, sono laico. Ecco. Sono stato in Egitto quest'anno. Sì. E in una delle ultime tombe che hanno scoperto. Sì. Va bene. L'età degli Egizi, l'inferno e il paradiso. Sì. La tomba c'era raffigurata l'inferno e il paradiso. Cioè proprio con le voci, proprio inferno e paradiso. E allora quello che ci accompagnava, gli ho detto che lui sicuramente è musulmano. Era un musulmano morbido, non di quelli integralisti. Sì. Perché un po' occidentalizzato si può dire, ecco. Sì. E allora ho detto, qua casca il mondo, ho detto, no, se 3000 anni prima di Cristo c'era già l'inferno e il paradiso. Però non è più che l'abbia scoperto la religione cattolica, neanche i musulmani. Purtroppo è davvero così. Cioè, faccio per dire. E dopo, un'altra cosa che, a parte queste realtà qua, che forse esiste moltissimo per chi che è un po' indecisi sul fattore delle religioni, perché le religioni sono dei partiti che una volta servivano per tenere un po' in regola la gente. Sì. Dopo si sono formalizzati e arrivare a essere, avere una funzione di fede, ecco. Mi dico, ma se religioni che se riempisce tanto la bocca di solidarietà,
costo dell'uomo. Sì. Questi valori qua. Adesso mi risulta che ieri 70 musulmani in Sa'id Gozai su un villaggio. Ma in Algeria io ho un conto in sospeso, eh. Pronto? Sì, sì, sì. In Algeria io ho un conto in sospeso. Ma come fai di essere, anche se fosse... È una cosa aberrante. Sì, è una roba che... Ma adesso i valori, ieri altro, ieri... Sì, sì, no, ma quello che sta succedendo in questo momento in Algeria è una roba che mi sta distruggendo. Mi sta veramente facendo a pezzi. Perché io non so, può capire certi valori, dove vai a calcare, dove ci sarebbe le pietre fondamentali delle religioni. Uh-huh. Manco quello di rispettare la sì. Vita, insomma, no? Comunque, posso dirti una cosa? Sì. Tu in Egitto non hai trovato inferno e paradiso. Tu hai trovato il duatto e lamenti. Sì. È vero o no? Sì. Ecco, che vengono tradotti in inferno e paradiso, ma le duate lamenti che sono diversi. Sì, va bene, però le finalità erano quelle. Sì, c'è il concetto finale là, sì. Comunque è un'altra cosa. Sì, a manco a me me l'hanno detto così, quello che me l'ha trasmessa, quel che mi ha spiegato la scena. Certo. Sì? Pronto, ti sento male? No, ti sento molto bene. Sì, niente, il problema era questo, no? Che quando morivano il campo di energia vitale volava verso il sole, sì. Che è uno dei quattro modi per trasformarsi dei pagani, cioè diventare parte della coscienza sole, e questo era il paradiso. Ho capito. Capito. No, loro invece, cioè loro quello che mi ha spiegato era che... se uno si comportava bene nella sua vita, c'era il gran giudizio, non so... Pesava l'anima, pesava il cuore. Il faraone, sì? Insieme a quel gran sacerdote, si riunivano e stabilivano chi andava in paradiso e chi andava in inferno. Il giudizio. Lui mi aveva spiegato quello che ci accompagnava, insomma. Sì. Beh, di questo del giudizio posso parlare appena metto giù il telefono. Sì. Va bene, no, ma faccio per dirti sì. Che già tanto tempo fa, dopo sicuramente è lungo andare e... Certo, pronto? Mi sento malissimo, non so perché. Ma io sento molto bene la radio, il cellulare, ciò. Va bene. Comunque, sì, faccio per dirti che le religioni, sì, avevano questa funzione politica più che religiosa. Certo. Al tempo che dopo si è travisata tutta quanta in... A mio giudizio, insomma. Va bene. Bene, ti ringrazio. Ciao, grazie a te, ciao. Il problema che ha sollevato questo, che è il termine il giudizio. Perché c'è il giudizio a un'altra telefonata? Beh, dopo vi parlerò del giudizio all'atto della morte. Vediamo un attimo. Pronto? Vi parlo dunque del giudizio all'atto della morte. In realtà il giudizio c'è sempre stato. Noi oggi abbiamo le persone che vanno in coma profondo, no? Che vanno in coma profondo e ritornano. Sono le esperienze di premorte, le esperienze di ritorno, diciamo così, alla vita. E uno degli effetti allucinatori che c'è è una ricapitolazione della propria vita che viene interpretata come giudizio. In pratica la persona, nel caso di premorte, in caso che dovesse morire, non fa altro che ripercorrere quelle che sono le tappe fondamentali della propria esistenza. E questo ha formato, siccome esotericamente questo avviene nelle persone, ha formato nell'esoterismo, nella magia e nel paganesimo il termine di giudizio, cioè come se fosse un'entità esterna che dia un giudizio alla persona facendogli vedere cosa ha fatto nella sua vita. In realtà questo è un ripercorrere le tappe della propria esistenza, però non tutte le persone le percorrono, soltanto alcune. E allora si è formato, si è mitizzato costruendo il pensiero del giudizio, però in realtà è una cosa molto, molto relativa. Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Sono la Susanna. Ciao, dimmi tutto. Senti, io volevo chiederti una cosa. Prima parlavi del Papa, no? Sì. Che diffonde la sua religione grazie al potere economico della Chiesa. Sì, specialmente in Russia. Ecco, proprio su questo, a proposito della Russia, se sei così gentile ad approfondire un attimo il discorso. E poi volevo farti un'altra domanda. Se per favore potevi dirmi in breve qual è l'ultimo elemento del crogiolo
che fai un sì, fai un brevissimo riassunto, perché l'ultima volta non ero a casa, quindi non ho potuto ascoltare. Ti saluto e ti ascolto. Ciao Susanna, ciao. Allora, la nostra amica Susanna ci ha chiesto l'ultimo elemento del crogiolo. In realtà erano due gli elementi del crogiolo e venivano messi dentro contemporaneamente, in sintesi. Era uno, chiamare le cose col loro vero nome, e il secondo era il sognare. Cosa significa chiamare le cose col loro vero nome? Significa non ingannarsi, significa cercare di approfondire il nome della cosa, cioè arrivare all'essenza della cosa stessa. Ho fatto un esempio l'altra volta, no? Io posso dire liquido, acqua o H2O. Non è che mi inganno, però ogni volta che uso un termine più preciso arrivo a cogliere l'essenza di quello che voglio dire. E l'altro era la pratica del sognare. Susanna, mi sembrava di aver già detto la pratica del sognare. Comunque erano i due elementi. Dopo parlerò del Papa, vediamo un attimo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Sì, grazie. Tu devi essere molto giovane, vero? Perché mi dici ciò? No, ciao ho detto. Sì, ciao no, ma perché mi chiedi se sono molto giovane? Mi sembra dalla voce. Beh, insomma, non sono vecchio, non ho 60 anni. Che libro stai leggendo? Quale libro? Quello che stai leggendo lì adesso, tutto quello che stai leggendo. Ah, è tutto quello che, roba che scrivo io. Ah, che scrivi tu? Tutta roba mia, sì. Ma tu sei l'apprendista stregone? Esatto. Ah, ho capito. Mamma mia, ragazzo. Ti chiamo ragazzo perché perché dalla voce mi sembra... Scusa, se non sono indiscreto... Scusa, Luigina. Quanti anni hai? Luigina, beh, non chiedere a me... Va bene. Io ti ho detto solo... Meno di 50 comunque. No, non chiedere, ma io ti ho chiesto, devi essere molto giovane, non voglio mica sapere la tua età. Comunque sei attento. Perché dobbiamo credere a tutto quello che scrivi tu e non dobbiamo credere a Cristo... che ha dato la vita per la giustizia. Tu sai quanti milioni di persone hanno dato la vita per la giustizia? Lo so, e hanno seguito Cristo. No, al contrario, sono state ammazzate da Cristo. Ma dai, andiamo, non sta a scrivere quelle cose, cazzo, ragazzo. Amica mia! Ma sai cosa stai dicendo? Cristo le ha ammazzate solo per puro divertimento. Solo per divertirsi e ammazzare la gente. Ascoltami un attimo, sì. Sta attento, Cristo... è venuto a portare la giustizia, la davvero? Pace, quando mai? Sì, gli uomini non vogliono ascoltarlo, non è mica colpa sua. Pronto? Sì, dimmi. Stai attento, adesso ti leggo di padre Torogno. No, senti, lascia perdere il massacratore, lasci perdere, io ho molto dispiace. Amica mia, senti, qua ci sono centinaia di roghi che stanno parlando. Non li ho fatti i roghi, noi li abbiamo subiti quei roghi. E tutti gli altri che hanno ammazzato? No. I cristiani... Ascolta, Cristo, non è colpa sua. Ascolta. Perché non vuoi ascoltare nessuno e vuoi solo... Ti sto dicendo questo, sta attenta. Cristo è venuto, venuto per modo di Dio, perché è una truffa, i quattro Vangeli sono delle truffe, ma io di questo, l'insegnamento evangelico dice alle persone mettetevi in ginocchio davanti a me. La Chiesa si è identificata con Cristo e ha messo in ginocchio le persone. Ora, ho capito, ti ho ascoltato, hai già spiegato queste cose, adesso ascolta un momentino me. Ti do due minuti, dai. Ti do due minuti, ok, dai. Non ti interrompi più. Ascoltare nessuno, perciò, sta attento a cosa dice padre Turoggio, lo sai che è un grande biblista che è morto da un tumore, che ha studiato la Bibbia, che cosa ha fatto, che ha partecipato alle cose giuste di questo mondo. La sfera della religione è la sfera dell'assoluta libertà. Dio c'è per chi lo vuole e per chi non lo vuole, pur non nella stessa maniera, né con le uguali conseguenze. Chi vuol farne a meno lo faccia pure, nessuno forse al mondo può rendere obbligatorio Dio. Non c'è nessuno al mondo che rispetti la libertà dell'uomo come la rispetta Dio. Fino a rispettare la libertà di sbagliare, il diritto, oserei dire, fino a rispettare il diritto di rifiutarlo e di negarlo. Questo è il Dio di Cristo, molto diverso da tutti gli altri idoli o miti inventati dagli uomini, i quali sono distruttivi della stessa essenza dell'uomo. Dunque, avessero tutti i genitori il senso di rispetto che ti dimostri avere per tuo figlio? E però a questo punto ti chiedo, come glielo dimostri? Perché qualcosa dovrai pure insegnargli, forse con l'agnosticismo, ma così tu non condizioneresti forse tuo figlio nel peggiore dei modi, cioè dimostrando che non si può credere in nulla, che nulla vale la pena di essere scelto,
che il vero è come il non vero, il giusto come l'ingiusto e così via. O nel migliore dei casi, che certi uomini vanno stimati più di altri. E come giustificare a tuo figlio questa sola possibilità di credere in quegli uomini? Che garanzia gli dai per non essere un giorno forse deluso? Al limite sarebbe più coerente sospendere ogni insegnamento, perché ogni insegnamento in certo senso condiziona. Bon. Scusa, io adesso ti ho ascoltata, no? Questa qua per me è pure semplice pulsione di morte, serve soltanto per mettere in ginocchio le persone. E adesso ascoltami me, perché amica mia, tu, io ho ascoltato quello che tu hai detto, no? E sono delle affermazioni che fa Turoldo, però siccome Turoldo non è il figlio di Dio, no? Non è Gesù. Siamo tutti figli di carne della carne, spirito dello spirito. Questo è Gesù. Allora io ti leggo Matteo. Gesù dal Matteo. La mattina dopo, tornando in città, ebbe fame. Il Lazzarone aveva fame. E visto un fico lungo la strada, gli si avvicinò. Ma non trovandovi altro che fare, gli disse: da te non nasca mai più frutto in eterno. E subito il fico si seccò. Poveraccio, lui aveva fame. I discepoli, nel veder questo, rimasero stupiti e esclamarono: come mai questo fico si è seccato all'istante? E Gesù risponde: un attimo, in verità vi dico, se avrete fede e non esiterete, farete non solo come è stato fatto questo fico, ma quando anche diciate questo fico, levati di lì e gettati in mare, sarà fatto. Questa è la vigliaccheria di quest'uomo, questa è la vigliaccheria del Stato in atto. Questo è Matteo, amica mia. Cristo, ma sai che quello che sono... Il problema è già questo, o si vuole intendere la dottrina per quello che è, o si vuole fare i truffatori per mettere in ginocchio le persone. Bisogna leggere la dottrina per quello che è, e solo da quello possiamo partire. Io so benissimo che esistono altri scritti, dagli Atti degli Apostoli a tutto il resto, ma tutto il resto a me non mi interessa, perché la parola di Dio è parola del Dio assoluto, di chi mette in ginocchio le persone, è quello che distrugge l'umanità con il diluvio universale, ed è da questo che è da partire. Pronto? Franco Carraro. Cioè, o si parte da quello che è il Vangelo, da quello che è gli insegnamenti, o si parte dal bestiame. Cioè, è chiaro che se io leggo nella Bibbia amati i tuoi nemici, come è stato detto dal Signore l'altra volta, o lo leggo letteralmente, esistono due significati diversi. Allora, la propaganda cristiana dà un insegnamento perché gli fa comodo dare quell'insegnamento, ma l'insegnamento che si studia nelle scuole teologiche è l'altro, è quello che serve a distruggere le persone. Ora, che io sia giovane o non sia giovane non ha importanza. Io ho 45 anni e pratico stregoneria da oltre 20 anni, per cui questo tanto per dire alla signora che non mi sto inventando le cose. E la dottrina va letta per quello che deve essere letta. Perché quando una dottrina, quando un Vangelo serve per mettere in ginocchio i bambini, serve per stuprare i bambini, perché sono semplicemente degli oggetti, sono bestiame di un gregge, questa dottrina merita disprezzo. Pronto? Pronto? Sì? Senta, io non leggo mai questi libri, io mi faccio un coso per conto mio, che da bambina tante cose erano tutto peccato. Sì. Da 50 anni fa non si poteva andare a comunione, per esempio, dopo la mezzanotte. Certo. Non dovevi assaggiare niente, magari mangiando la sera una scudella di pane e latte, e mattina con una fame, i bambini fino alle 9 non si mangiava niente. Adesso da anni si può mangiare un piatto di spaghetti, una vera pizza, poi si va anche alla comunione. Tutto era peccato. Certo. Adesso, perché a quegli anni quello era peccato, adesso quelle cose non sono più? Se era un peccato una volta, doveva essere un peccato anche adesso. Certo. Perché l'hanno trasformato? Perché ti dicono che i sacerdoti vanno, non si sposano, fanno sacrifici, e la volontà, tutto sacrificio. Quando che sono i più ricchi del mondo, dovrebbero essere i più poveri, per dare l'esempio. Questo io non c'entra. Io non potevo parlare a casa mia con i miei genitori, un piccolo radietto in tempo di guerra, non potevo fare quattro salti in cucina con i miei genitori, i miei nonni davanti, che il giorno dopo andavo a dottrina e il parco mi prendeva per i capelli e dice: tu ieri sera hai ballato, chi le andava a dire? Adesso le sale da pranzo le hanno i preti, vanno certo a fare delle comunità. Allora, con queste trasformazioni, che tutto era peccato, adesso
ha cambiato 100 cose. Da lì io non ho più capito niente. Mi danno a bere quello che vogliono, sì. Infatti. Mi danno a capire quello che vogliono loro. Esatto. Quello che parlava adesso, queste sono cose che lo provate sulla mia pelle, signore. E i miei genitori diceva, beh, io ti lascerei andare a ballare, però, sai, domani, quando vengono a sapere nel borgo che tu, voi siete andati a ballare, sembravano le più puttane. Esatto, sì. Adesso partono a mezzanotte, vanno a ballare, perché non intervengono più per le famiglie? Già. Tu dobbiamo inginocchiarsi per terra. Mi hanno trasformato la nostra gioventù in più bei anni, gioventù, ha dovuto... Li hanno distrutti. A casa, chiesa e casa, esatto. Perché era così. E adesso le donne si divertono, facciano, vanno dove che vogliono. Allora perché a me è successo questo e quelli dei ragazzi della mia età non può succedere perché è cambiato? Allora sono loro che trasformano la religione. Infatti. Loro la trasformano come vogliono, mi danno capire come vogliono e quei soldi li fanno inginocchiare per terra. Loro hanno il potere. Vogliono soldi, perché con quelli fanno tutto quello che vogliono. Dico, se allora tu o ti inginocchi o passi dalla mia parte. Certo. Questo è il grande mangia sempre il piccolo, lo solo i più grandi mangiano tutti noi. Buongiorno. È vero, buongiorno, grazie. Pronto? Pronto? Sì? La Radio Gamma? Sì, Radio Gamma. Sono Giovanna. Ciao Giovanna, dimmi tutto. Volevo dire di non parlare al telefono mentre parla con gli ascoltatori, perché non si sente niente, si sente solo un grosso respiro e basta. Ho capito. Capisci? Sei Claudio? Sì, sono Claudio. Allora non parlare, cioè o chiudi il telefono, capisci, perché altrimenti non ti si sente. Va bene. Ok? Ciao, grazie. Ciao. Quanto? Molto bene. Allora, continuiamo ancora con questa telefonata di questa tizia che esalta sto padre Turoldo. Allora, a me i trafficanti di schiavi, i malati di morte non mi interessano. So benissimo che in nome del Gesù buono qualcuno ha dato la vita, ma non me ne frega niente. Cioè, il livello di soggettivazione della pulsione di morte, il livello di soggettivazione del padrone, a me non mi interessa. Cioè, quando uno mi dice, tu devi metterti in ginocchio davanti a quello che ha fatto il diluvio universale, ma io gli sputo in faccia, ma scherziamo. Uno mi dice, tu devi metterti in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, ma io gli sputo in muso. Ma questo vale come atteggiamento sociale, vale come atteggiamento di vita. Ora, so benissimo che chi vuole portare, quando Gesù di Nazareth dice, io vi farò pastore di uomini o pescatore di anime, tutti si identificano col pastore di bestiame o col pescatore di pesci. Ma io non gioco a questo gioco, io sono un pesce, io sono la gente, io sono una persona che cerca di diventare eterna. Vediamolo. Pronto? Ciao. Guarda che si sente benissimo, anche, sì. Anche quando telefoni. Va bene, grazie. Prego. Ciao. Probabilmente qualche radio ha dei difetti, qualche altra radio non ha difetti, non ha importanza comunque. Allora, quello che voglio dire io è questo. Il concetto è questo. Poi, esaltare uno che è stato messo sulla croce, stando ai Vangeli, per un tentativo di colpo di Stato, perché chiariamoci questo, Gesù è stato attaccato via per il tentativo di colpo di Stato. È stato attaccato via perché ha tentato di impossessarsi del Tempio, cacciando tutti gli altri, e pretendendo che l'uso del Tempio fosse fatta come lui voleva. Per cui questo è un tentativo di colpo di Stato. Ora, pretendere di dire questo è venuto e si è immolato per noi, per me, ma è deficiente, nessuno si permette di fare niente per me, nessuno si permette, e poi ha ricattato l'intera umanità massacrando gli altri, ma sì, questi sono ragionamenti veramente da fuori di testa, vediamo un attimo. Pronto? Scusa Claudio, ma guarda che non quando parli alla radio, quando parli al telefono con gli ascoltatori. C'è gente probabilmente che non è... Va bene, dai, non ha importanza, dai. Ecco. Comunque, ti prego, non parlare al telefono quando parli. Va bene, okay? ciao. D'accordo, probabilmente c'è qualcosa che non quadra. Lasciamo perdere, cerchiamo di ascoltare il senso delle cose più che la forma. Magari ci sarà qualche fischio di più, ci sarà qualche sospiro, ci sarà qualche battito, ci sarà qualche telefonata che cade. Ma lasciamo per queste cose, tecnicamente non sono un asso, cerco di fare del mio meglio per quanto è possibile. E ho qui dietro mia figlia che mi sta sgridando a vade vegna perché non so usare tecnicamente bene gli strumenti, e ha ragione lei.
Allora, andiamo avanti, diciamo il discorso che nessuno si permette di fare le cose per me, perché quando uno fa qualcosa per me, da me richiede qualcosa in cambio, da me chiede la sottomissione, che questo non si permetta mai di fare una cosa del genere. Il futuro è mio, la vita è un'opportunità per diventare eterno, è la mia opportunità. E poi dire uno è morto per qualcosa, ma sai quanta gente è morto veramente per l'ideale? Pronto? Claudio, una precisazione solo. Sì, dimmi. Hai parlato del diluvio universale, no? Sì, ho accennato, sì. Sì, proprio ieri ascoltavo una trasmissione così, si leggeva un libro di una teologa, no? Su un'altra emittente. E è venuto fuori che un padre della Chiesa, penso che sia il 500, il 600, o dopo Agostino, o un teologo, non so, praticamente faceva i salti mortali per trovare, no? Far quadrare la morale sessuale, perché erano preoccupatissimi di quello che facevano gli uomini e le donne quando andavano a letto, perché senti un po', guarda se può essere vero, perché il diluvio universale era venuto appunto per l'ira di Dio di castigare gli uomini che ormai avevano così abbandonato costumi, erano diventati, a letto ne facevano di tutti i colori. Ma scusa, adesso io voglio dire una cosa, se uno non ha un minimo di religione, istruzione, è possibile che parlandogli di Dio, eccetera, tu gli metti davanti una cosa del genere e poi lo vuoi fare credere a Dio? Mio Dio, non so se mi capisci. Sì, ho capito perfettamente.